Oh diamine, che è successo adesso laggiù? Mamma mia, c'è un altro blocco. C'è un altro blocco. Si sono bloccati di nuovo, non ci credo. Mannaggia la miseria, cos'è che fuma? No, è una macchina che fuma. Mamma mia, un disastro. Meno male che ci sono i vigili del fuoco qua, se dovesse succedere qualcosa. Ma che scaspita. Ah, signore! Ehi! Perché sta aspettando? L'abbiamo. Può continuare dritto! Vada dritto! Aspetti un secondo, si fermi lì. Si fermi qua, sulla destra, per favore. Si fermi sulla destra un secondo, dai, forza, accosti, velocemente anche. Wow, fermo, ehi, fermo, fermo! Mannaggia, santissima trinnaggia. Adesso, che facciamo? Non li seguiamo, inseguiranno gli altri. Prego, prego, andate, forza, andate. Ma guardate questo veicolo, che diamine di veicolo è per di più? Ma che io non lo so, la gente, ma che caspita? È una roba veramente impossibile adesso. Come controllo tutte queste. Vabbè, allora, un attimo solo. Prendiamo l'auto, ok, benissimo. Ok, bene. Allora, vediamo di fare un controllino qua, perché non mi fido della gente, eh. Che caspita, sono già bloccati. Di nuovo, per l'ennesima volta, mannaggia. Stavolta li fermiamo per bene. Vediamo per quale motivo si sono bloccati. Se riusciamo a capire il perché. Come vedete, ah, ma perché c'è un agente qua in mezzo? Scusa, c'è qualcosa che non va? Per caso c'è qualcosa di cui dovrei essere a conoscenza? No? Non c'è niente? Questa signora qua, non c'è qualcosa che non va? Vabbè, fermiamola un secondo allora. Salve signora, salve. Scusi, si fermi un attimo. Si metta lì sulla destra, ok? Ok, non doveva scendere per forza. Lei è in mezzo alla strada. Non so se ha capito. Può spostare l'auto lì in mezzo, per favore? Mi farebbe un grosso favore. No, non pensare tu dietro con quel mostro di muoverti da lì, eh. Non pensare di muoverti, che sennò, ecco. Vabbè, allora, guardi, gliela sposto io, ok? Giusto per capire. C'è anche il coso di un McDonald's dentro. Adesso vi faccio vedere che diamine. Ok, glielo sposto qua, così gli altri sono liberi di passare. Ok, ecco qua. Guardate che roba. C'è il coso di un Mac. Va bene, allora. Signora, venga qui con me, un attimo solo. È giusto per un controllo, ma mi sembra scheletrico. Cioè, nel senso, è rimasta lì ferma. Venga con me un attimo, la porto via da qua. Perché ho paura che la gente la investa. Bisogna stare tranquilli. Qua è una cosa, una situazione piuttosto pericolosa, ok? Bene. Allora, signora. Benissimo. Mi può dare un documento, per favore? Un qualunque documento mentre gli altri passano, grazie. Perché alcuni si fermano, ragazzi, altri no, non ho ben capito. Ok, Jennifer Hickey. Non lo so, sinceramente. È nata nel 96, ok? Quindi ha 23 anni. Ha un permesso per avere un'arma? No. Facciamole un qualche domanda. Per caso, dove sta andando? Da dove viene? Dal supermercato. Ah, lei passa un confine per andare dal supermercato all'altro? Da dove sta andando? Ho il diritto di non rispondere. Va bene, vive in questo quartiere, vive di qua, di là. No, non vivo di qua. Cosa stai facendo? Non sono fatti tuoi. Ma in realtà, vabbè, in ogni caso. Hai qualcosa di illegale con te? Sono un'ottima cittadina. Va bene, guarda, allora, ti lascio andare, ok? Vai, vai, tranquilla, vai tranquilla. Ok, a presto, a presto. E veda di non far troppi casini e passi dalla parte giusta, per favore. Può fare un po' di retro e passare di. Ecco, a te, ecco, neanche finito di dire. Stia attenta, grazie di aspettare lei, voi là dietro. Non mi fido di questa tipa, ma vabbè. Ok, sta andando avanti, quello è l'importante. È giusto così e va bene. Bene, altri? Prego, prego, potete passare avanti, forza, tutte e due, fatevi vedere bene negli occhi. Sì, potete passare, dai, avanti, forza, via. Oh, signore, è stato lasciato qua. Signore, c'è qualcosa che non va. Ma perché è stato lasciato qua? Un attimo, venga con me. Mamma mia, ma anche lei, scusi. Ok, rapido movimento involontario degli occhi. Ok, venga qui un attimo che le faccio un controllino. Venga qui. Potete andare voi, prego. Sì, no, prego, prego, andate pure. Allora, mi faccia capire un secondo. Confuso e disorientato. Ma, allora, cosa stai facendo? Perché ti interessa? Perché sono della Guardia di Finanza? Perché cavolo mi interessa? Da dove vieni? Ho il diritto di non rispondere. So che vieni dall'altra parte del confine. Dai, voglio andare a casa. Quindi tu abiti da quella parte lì? Vivi in questo. No, non vivi neanche qua. Vivi là. Ok, dall'altra parte. Va bene, ho capito. Hai qualcosa di illegale con te? Non hai il diritto di toccarmi. Infatti, non ti tocco. Ti ho solo chiesto se hai qualcosa di illegale con te. Schifosissimo. Hai preso delle droghe di recente? No, nessune droghe. Hai bevuto? Ho il diritto di rimanere in silenzio. È vero, hai il diritto di rimanere in silenzio. Non stavi. Non eri neanche tu alla guida. Perché i tuoi occhi sono rossi? Pensi che sia ubriaco? Bah, in realtà. In realtà sì, in effetti. Quanto hai bevuto? Solo un po' di bourbon. Va bene. Senti, sinceramente non ho niente contro di te, ok? Quindi io ti lascio e vai tranquillo e vai in pace. Stai solamente attento a dove sta, dove vai, eh? Sei libero di andare. Se il tuo amico ti sta aspettando, vai pure dal tuo amico. Che a proposito, ragazzi, se noi ci avviciniamo verso questa parte, dovrei farvi vedere perché vedete che ci sono un paio di cose anche che dobbiamo controllare. Vedete? Qua c'è la Guardia di Finanza che sta dando un'occhiata alla zona. Anche i carabinieri, non so bene per quale motivo sono qua, ma anche dei pacchi, vedete che stiamo controllando per vedere se c'è qualcosa di illegale all'interno. Vedete, abbiamo appena fermato un camion. Se io volessi controllare questo camion, intanto.
Intanto facciamo un controllino della targa, perché non ho ben capito qua. La targa dietro del posteriore non c'è. Vedete, questo è un trailer 2 di targa 80, YFH413 di Ralph Small. Non ci sono, non c'è nulla di pericoloso sinceramente qua. Vediamo invece la motrice di targa 09KUN702. Vediamo se ci sanno dire qualcosa. Wow, ok, è scaduta l'assicurazione e non ha i documenti di registrazione, quindi questo è piuttosto interessante. Allora, il rimorchio, esatto. Controlliamo all'interno, vediamo che cosa c'è, se troviamo qualcosa. Mi sembra abbastanza vuoto sinceramente, ma forse qualcosa di piccolo troviamo. Infatti, nulla di interessante. Nulla di interessante, una bottiglietta insomma di candeggina e un MacBook Pro, un laptop. Quindi vabbè, nulla di illegale sinceramente dietro. Diamo una controllata davanti, stiamo attenti che non passino delle auto, ma mi sembra che li stiano fermando per bene lì al casello. E vediamo, controlliamo il veicolo. Qualunque cosa, ragazzi, potrebbe esserci utile, ci sarà utile sicuramente, quindi qualunque cosa ci può essere. Ok, beh, abbiamo semplicemente trovato una pila di vestiti sporchi, probabilmente del camionista che stava guidando, e un telone da mare. Tutto qua, ragazzi, niente di che. Vabbè, niente, allora a questo punto sinceramente lo lasciamo qua, che intanto gli altri nostri compagni controllano. Vedete, anche qua abbiamo un bugigattolo in cui controlliamo e fermiamo la gente che è sospetta. Vedete, qua abbiamo un paio di persone che stanno aspettando, insomma, di sapere che cosa devono fare. Stanno dialogando e parlando. Io tornerei lì del casello, ragazzi, perché mi sembra che ci sia un uomo a piedi che sta completamente ostruendo il corso del traffico qua, e non capisco bene perché. Salve, mi scusi, salve. Le posso chiedere un paio di cosine? Si fermi un attimo, salve. Allora, guardi, mi scusi, vorrei semplicemente portarla via da qua. Ci sono problemi? Guardi, mi segua pure, non la voglio prendere questa volta, mi segua tranquillamente. Venga qui, ok? Venga qui, che così gli altri li lasciamo liberi di andare dove vogliono. Bene, rimanga un secondo qua, non mi segua più, per favore. Intanto, voi potete andare con la macchina. Caspita, ma è distrutta parecchio. Signori, ma guardate che fila state facendo laggiù. Una fila pazzesca, datemi i documenti e passate dritti, dai. Documento 1, forza, che vediamo se siete ricercati oppure no. Ok, Joy Fried, permesso anche di condurre un'arma. Mi scusi, agente. E lei invece si chiama? Vediamo, uno è Joy Fried e l'altro è Daniel Jenko. Ok, siete liberi di andare, forza, tutti e due, andate. Veloci anche. Bene, allora, se ne sono andati, abbiamo liberato il traffico, adesso finalmente apriamo all'area. Voglio solamente capire lui che era in mezzo alla strada. Ciao, allora, scusa un attimo che controllo, scusatemi, centrale, datemi un check su un certo Akira Young. Sembra un nome falso, no, invece è vero, tutto valido, non è ricercato, è registrazione valida, patente valida, tutto a posto, ragazzi, per questo tizio. Allora, vai pure tranquillo, vai nella parte del passeggero, forza, vai, tranquillissimo, vai, tranquillo, nessun problema, puoi andare tranquillo. Bene, lui se ne va, ragazzi, anche qua facciamo dei controlli o siamo a posto? Vai, andate tranquilli, forza. Forza, davanti tutte, dai. Allora, un attimo solo, andiamo nel computer della polizia. Dovrebbe esserci anche dentro questo furgone della finanza. Qua, un secondo. Vediamo, dovremmo essere equipaggiati con tutto quello che ci serve. Ok, allora, mettiamoci qua un attimo e facciamo un controllino veloce alle macchine, ok? E poi li lasciamo passare quando sono pronti, che questo probabilmente è il modo migliore di fare le cose. Quindi, 87BS042, ok? Apriamo il computer della polizia. Vediamo, record dei veicoli. Vediamo un attimo, no, questi sono quelli che abbiamo cercato. Cerchiamo con la targa, e la targa è 87BIS042. Vediamo qualunque cosa abbiamo con lui. Ok, colore nero, registrazione valida, assicurazione valida, non è stato rubato. Vediamo il proprietario. Oh, abbiamo fatto bingo, ragazzi. Benjamin Crahan, un uomo, sì, è stato fermato una volta ed è ricercato per assalto con arma da fuoco. Ha licenza, non ha licenze né permesso di avere un'arma, insomma. La patente è valida, ma dobbiamo fermarlo naturalmente. Quindi, un attimo solo. Allora, togliamo qua il computer della polizia, ragazzi, e vediamo di fermare il tipo, perché dobbiamo assolutamente fermarli questi due. Ehi, fermati. Ok, no, ti devi fermare. Attenzione, scusatemi se sto bloccando tutto il traffico, ma c'è un po' di problema con sto tipo che non si vuole muovere. Ehi, vai avanti. Avanti, forza, che stai aspettando? Vai un po' avanti. Ancora più avanti, devi metterti sulla destra, hai capito? Sulla destra. Mannaggia la miseria, dai. Allora, questo ce la stiamo piano piano facendo, ragazzi. Però c'è un ubriaca sulla destra, o sbaglio? Non era ubriaca prima. Guardate come sta camminando adesso, ma cosa diamine sta succedendo? Allora, questo... Oh mio Dio, sta camminando in mezzo alla strada. Mio Dio, questo qua non vuole... Mannaggia, non capisce che deve mettersi lì sulla destra. Muoviti, imbecille. Datti una mossa. Incredibile la gente, davvero, eh. Abbiamo troppe cose a cui pensare. Ok, ce l'abbiamo fatta, ma c'è quell'ubriaca. Scusami,
Scusami un attimo, c'è quell'ubriaca che sta facendo problemi. Un attimo solo, un attimo. Oh, solo, mannaggia la miseria. Oh, oh, oh caspita, oh, caspita, oh, caspita. Ehi, ehi, fermati. Ferma. Mannaggia, se quello ci scappa è un problema, ragazzi. Se quel ti... Oh, te, fermati. Ferma, ferma, dammi l'ID. Forza. Dammi il tuo documento. E fermati lì, che so che sei ubriaca, Amanda Love. Mannaggia, ma veramente ti chiami Amanda Love? Senti, Amanda Love, vieni con me che ti metto di là. Che, dai, muoviti. Anzi, rimani dietro il veicolo a smaltire la sbronza, che adesso non ce la faccio. Non ce la faccio a sistemarti. Brava, rimani lì dentro. Rimani lì dentro tranquilla. Un attimo solo. Andiamo di là, ragazzi. Stava facendo un casino. Quello è scappato. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. È scappato. Non ci voglio credere. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria, ragazzi. Non posso crederci. È scappato mentre noi non stavamo guardando. Maledettissimo. No. Cavolato nero adesso. Sono incavolato nero. E abbiamo pure il veicolo lento, ragazzi. Questo è parecchio lento. Cristo sabaldo. Guardate dove c'è la gente. Al 1000% scappato questo. Aveva anche delle altre persone a bordo. Probabilmente gli hanno detto di scappare. Sicuramente. Diamine, che veicolo era? Aveva una botta sul retro. Era un veicolo nero. Ce lo siamo fatto scappare così per un'ubriaca schifosissima. Che ci ha distratti. Perché poi ci ha distratto, eh. Mannaggia la miseria, ragazzi. Niente, torniamo indietro. Torniamo indietro. Era la nostra occasione, è passato. Va bene, dai, torniamo indietro e non fa niente. Scusateci, stiamo facendo questa manovra, ma dobbiamo tornare da dove eravamo prima. Ok, signori, rieccoci al confine, questa volta dall'altra parte, come vedete, e vediamo di ritornare a fare quello che stavamo facendo prima, bene o male. Adesso il traffico sembra essere leggermente migliore, ok? Mettiamoci qua sulla destra, solo che la nostra parte è quella di entrata e non è quella di uscita, quindi vediamo un attimo. Lasciamolo qua innanzitutto, anzi, aspettate, togliamo le sirene che potrebbero dar fastidio a qualcuno. Ok, perfetto, usciamo. E niente, vediamo. Wow, questo stava andando in piena. Ecco, infatti, lo sapevo. Lo sapevo, incidente. Incidente, signori. Ok, fermiamo un attimo il traffico. Allora, fermiamolo completamente il traffico, perché è appena successo un incidente. Bene, allora il traffico è stato fermato. Guardate, questo qua è stato utile, che ha ammortizzato il colpo. Ma vedete che diamine è successo qua. Il veicolo praticamente si è completamente appiattito. Ah, cerchiamo di capire cosa è successo. Vediamo se la gente sta bene. Signore, salve, riesce a uscire dal veicolo per caso? Riesce a scendere? Ok, grazie mille, grazie mille. Allora, dammi un attimo un documento. La sua faccia è piuttosto pallida, quindi adesso verifichiamo tutto. Cody Smith, ok? Meno male la gente si è fermata intanto lì. E vedete, si è completamente fermata e arrestata, il che sicuramente è utile in questo caso. Allora, vediamo, facciamoci controllare un Cody Smith dalla centrale. Vediamo se ci sanno dire qualcosa su di lui. Wow, ok, è assolutamente... Cosa significa outstanding? Non l'ho mai ricevuta come... come cosa, ma sinceramente è piuttosto pericoloso. È ricercato. Questo con la maglietta con scritto capra. Allora, vediamo un attimo. Tu vieni con me. Vieni con me. Wow, spari. Colpi di arma da fuoco. Colpi di arma da fuoco. Cosa fai, agente? Scappi. Perché scappi? Ma cosa sta succedendo tutto contemporaneamente? Tiriamo fuori l'arma. Tiriamo fuori l'arma. Allora, devo organizzarmi bene, perché è troppa roba da pensare tutta in un momento. Allora, questo qua lo facciamo portare via da un... Lo arrestiamo, lo facciamo portare via da qualcuno, ok? Vediamo di arrestarlo, ragazzi, e facciamolo portare via da qualcuno. Fermo. La caspita, lì stanno sparando, ci sono gli agenti che stanno inseguendo altre persone, vedete? Ok, facciamolo portare via da qualcuno, non abbiamo tempo di stare qua a pensare. Guardate, ho bisogno di un... Wow, 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 che altro c'è lì? Oh mio Dio, ma è tutto in un momento! Ok, allora, questo veicolo lo facciamo portare via da un carro attrezzi piccolo. La signora può andare qua, che è stata solamente coinvolta nell'incidente. Salve, lei può andare, è tranquilla, è libera di andare. Per quanto riguarda gli spari, penso che la gente sia a posto. Cos'è? Si è bloccato quel carro attrezzi per colpa dello stop del traffico? E penso che lì, per quanto riguarda le armi da fuoco, abbiano risolto la situazione, meno male. Ah, guarda, agente, vai tu, no? Vai tu lì a guardare della pistola, delle armi da fuoco, di quello che stava succedendo. Vai tu, io devo pensare ad altre cose. Facciamo spazio al carro attrezzi qua, che c'è un po' un problema. O stanno sparando ancora? Non ne ho idea. Eccolo lì il carro attrezzi, ma è dalla parte sbagliata. Ma adesso arriva, adesso arriva. Vedete che c'è gente un po' preoccupata qua, sinceramente. Una moto anche abbandonata e il traffico un po' distrutto. Sta succedendo un casino. Io sono... non so se sono io un agente messo male. Ok, il veicolo è stato portato via, quindi adesso possiamo riaprire al traffico, credo. E riapriamo al traffico. Ok, perfetto, adesso possiamo riaprire, così la gente può andare avanti.
Cosa sta succedendo da quella parte? Non lo so, è il trasporto per lui. Un agente a terra completamente, adesso si è rialzato. Sta succedendo il pandemonio, ragazzi, il pandemonio. Io non lo so, almeno uno è riuscito ad andare avanti. Sì, penso di sì. Ok, allora la situazione si è leggermente sbloccata. Meno male, quindi posso chiedere se hai qualcosa di illegale con te? Nulla di illegale su di te. Ok, hai preso delle droghe di recente? Perché dovrei usare le droghe? Non voglio morire. Hai bevuto? Non ho mai bevuto in vita mia, lo giuro. Vabbè, non mi fido molto, ma comunque sta arrivando il trasporto per lui. Qui il traffico è pulito, meno male sì, è pulito. Quindi credo che abbiamo fatto correttamente il nostro dovere, meno male. Bene, agenti, portatelo via. Non ne voglio sapere più niente di questo qua, di tutta, tutta questa storia. E vediamo un attimo. Sì, 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 ce l'hai con lui. E fai bene ad avercela con lui. Ok, è andato in piena contro un'altra macchina. E quindi vabbè. Ok, allora questo adesso sta bloccando il traffico, ma non vi preoccupate che adesso si risolve la situazione. Meno male qualcuno che sa frenare qua in questa città. Ok, adesso il tipo è stato messo dietro. Prego di andarvene. Per favore tornate in città o dove dovete andare, che almeno possiamo tornare a fare quello che dobbiamo fare. Bene, però forza avanti traffico, forza. Tutti avanti, tutti avanti, tutti avanti. Bene, è stata dura, è stato un momento di crisi, ma lo abbiamo passato, ragazzi, tranquillamente e insieme. Guardate, c'è anche la gente qua che sta dando una controllata ai veicoli che passano, che alcuni arrivano veramente veloci con il carico e tutto quanto, perché d'altronde dovete pensare che questa è un'autostrada e la gente viene fermata in autostrada per fare i controlli. Ma adesso gestiamo bene la situazione. Ok, fermiamo questo veicolo un attimo. Ok, amico, ferma. Ehi, fermati. A parte che lo vedo che hai una sigaretta in mano che sembra un joint. Cos'è? No, una sigaretta normale. Fermati, ehi, ehi, ehi. Mannaggia la miseria. Prendiamo il veicolo prima che sia tardi. Prendiamo il veicolo prima che sia tardi. Si è fermato? Ehi, fermo, dove sei? Non vai da nessuna parte, non tu davanti, tu puoi andare, quello lì dietro. Vai, ok, benissimo, benissimo. Avanziamo signori, avanziamo, dai, avanzate. Poco poco che così vi fermo. No, poco poco che così vi fermo, ho detto. Fermati, ok? Vai un po' avanti e fermati. Ok, ancora un po' avanti, ancora un po' avanti. Bene, mettiti qua sulla destra o sulla sinistra, è uguale. Ok, sulla destra, perfetto, bravissimo. Bene, oh, finalmente qualcuno che fa quello che gli dico io. Bene, mettiamoci davanti a lui e vediamo di fermarlo correttamente mentre gli altri passano. Che figata, ragazzi, le sfide ferro ogni volta mi fa morire. Bene, allora togliamo la paletta di qua. Vediamo di fargli qualche domanda. Datemi tutti i documenti di tutte le persone che sono lì, per favore. Allora, gli occhi sono normali, è rilassato, il rischio è molto basso, mentre l'altro è depresso, sembra depresso, infatti l'abbiamo visto. Allora, benissimo, il guidatore sembra nervoso e adesso sta sudando. Prima non lo era, adesso sì, invece. Nervoso e sta sudando. Ok, è nato nel 90, la patente scade nel 22, quindi è a posto. James DeSoto si chiama. Ok, sembra tutto a posto, il confuso il guidatore, l'autista. Un attimo, aspettami un attimo qua, è arrivo subito, controlliamo nel computer della polizia se abbiamo qualunque cosa su di loro, ok? Quindi apriamo un attimo, vediamo un secondo, record dei veicoli, abbiamo questa Emperor 2 di targa 05 DTN 111, l'assicurazione, non c'è l'assicurazione. James DeSoto, vediamo invece lui. Ah, qua invece ci dice che la patente è sospesa, quindi la patente che ha lui probabilmente è falsa. Non lo so, ragazzi. Comunque è stato arrestato tempo fa per mancata presentazione, insomma, del permesso di portare un'arma. E la fedina penale è sporca per proteste illegali e guida pericolosa. Probabilmente per la guida pericolosa che vedete qua gli hanno tolto la patente, ok? Quindi penso sia questo il motivo. Bene, allora, invece vediamo Don Vito, che è quello sotto, che è il suo compagno qua. Ok, la patente è scaduta da 181 giorni, ma dal non stava guidando lui. Ha il permesso anche per avere un'arma, ok? E poi vabbè, la sua fedina penale è anche sporca per una marea di dettagli e cose del genere. È stato fermato 3 volte. Però quello che ci interessa è James DeSoto, che è alla guida dell'auto con una patente sospesa, ok? Quindi non è che sia un granché. Mentre per quanto riguarda il veicolo non ha l'assicurazione. Quindi bene, allora scendiamo da qua e vediamo di aggiornarli sulla situazione. Senti un attimo, guarda, mi sono accorto che la tua patente è sospesa. È stata sospesa tempo fa, quindi ok che è valida e ok che scadrà nel 2022, ma è stata sospesa, quindi tu non puoi guidare, ok? Va bene, allora dammi l'assicurazione del veicolo, voglio vedere i documenti di assicurazione del veicolo, per favore. Si è rifiutato di mostrarmi l'assicurazione, molto molto bene. Ti faccio un paio di domandine, ok, sui documenti. Perché guidi senza assicurazione? Non mi serve.
guido sempre prudentemente. Beh, la tua fedina penale dice diversamente, sinceramente, eh. Perché guidi con la patente sospesa? Sei sicuro? Mi hanno detto che la patente non è sospesa. E invece sì, è ancora sospesa, amico Fritz. Quindi, allora, vediamo un attimo. Scendi dal veicolo, per favore. Forza, che non puoi guidare con una patente sospesa. Ok? Quindi, adesso ti troveremo un altro modo per fare, ma purtroppo mi devo prendere io la tua patente. Devo prendermi anche la macchina, naturalmente, che la portiamo naturalmente via. Allora, per quanto riguarda te, sinceramente, ti chiamo un Uber, ok? Così te ne puoi andare senza utilizzare la macchina e non ti vogliamo mai più vedere guidare un veicolo finché la patente è sospesa. Va bene? Ti ho chiamato un Uber che adesso dovrebbe tra poco arrivare. Per quanto riguarda invece il veicolo, purtroppo, guarda, te lo devo far portare via dall'assicurazione perché non ce l'hai, non hai più l'assicurazione. Perché c'è un animale all'interno? No, ok, allora l'Uber è arrivato, meno male. E che cosa possiamo fare qua? No, perché l'animal control? Dai, esci dal veicolo. Bene, guarda che anche per te chiamo qualcuno adesso. Oh! Allora, chiamiamo l'assicurazione per lui, ok? Benissimo, c'è il servizio che sta arrivando. Mentre per te, guarda, chiamo un Uber anche per te. Sinceramente non ci ho pensato prima, devi veramente perdonarmi. Ti avrei messo con il tuo amico, sinceramente, ma purtroppo non ci avevo pensato. Quindi se vuoi adesso ti chiamo un altro Uber anche per te, così ti porta via, insomma, perché il tuo amico lì non poteva guidare. E neanche tu puoi guidare un veicolo, quindi purtroppo ti devo chiamare un Uber. Ed ecco qua, ragazzi, allora è arrivata sia l'assicurazione che l'Uber. Quindi, caspita. Adesso il tipo del... Ok, allora, prego, prego, vada pure con l'Uber, prima che intralci tutto il traffico. Quello dell'assicurazione è arrivato, ragazzi, quindi adesso si sta portando via la macchinina, vedete? Ok, grazie, arrivederci, che è, ovviamente, appunto, guida senza assicurazione, quindi in ogni caso adesso controlleranno. Per quanto riguarda il traffico, non so cosa diamine stanno facendo quei tizi lì. Allora, quello lì se ne sta andando e facciamo finta di niente, probabilmente era ubriaco. Ma questo? Scusatemi, questo? Ehi, ferma! Dove stai andando? Fermati! Fermati, 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 ferma. Ehi, ferma, ferma, dove sei? Ferma, dove sei? Oh, mamma, ferma. Ehi, fermati, non scappare. Mannaggia, fermati. Ok, ci ripensi ogni volta e poi finisci così. Ti prendo un attimo perché ti voglio portare via. A parte che c'è anche qualche incidente, problema lì. Ce ne sono di problemi, ragazzi. C'è un casino. Allora, dall'altra parte il traffico è completamente compromesso, ma ci sono degli agenti che lo fanno per noi, ok? Io voglio vedere questo qua, scusatemi, è sparito. Solo la moto è rimasta, va bene, allora non me ne voglio, sinceramente, non me ne vogliate, ma io lo lascio stare, se è sparito, è sparito. Allora, per quanto riguarda te, cosa diamine ci fai lì in mezzo? Wow, che casino è? Che casino è? Cosa sta succedendo? Oh mio Dio, veicoli ribaltati, di tutto e di più, di tutto e di più. Mamma mia, ma che casino sta succedendo? Mio Dio, ok, piano, calma. Calma. C'è becchia, wow. No, fermi, oh mio Dio. Ok, fermiamo il traffico, adesso basta. Tutti fermi, tutto il traffico fermi. Tutti fermi, basta. Mi avete rotto tre quarti di Cabasisi, fermi tutti quanti. No, anche tu, vale anche per te, Prius. Mamma mia, tutti fermi. Adesso controllo il culetto di ognuno di voi e ve lo schiaffeggio a tutti. Perché non è possibile una cosa del genere. Sono stato messo sotto, io agente in mezzo. Cioè, ma siete tutti stupidi o fate tutti schifo? O mangiate tutti sassi? Allora, vediamo un attimo. Non me ne frega un cavolo di niente adesso. Ti faccio direttamente il test antidroga senza farti nessuna domanda, perché sinceramente mi sono rotto tre quarti. Adesso, se sei ubriaca, finisci in cella, ok? Non sto più qua a scherzare. O se sei drogato o qualunque cosa del genere. Ok, non sei drogata. Vediamo se sei ubriaca, perché come fai a finire lì in mezzo? È impossibile finire lì in mezzo. Dai, su. Ecco, facciamo anche il test qua. E dice che sei... Non sei... Ok, non hai bevuto e non hai fumato. Ma che cavolo ci facevi al volare in mezzo sopra una cosa? Ok, allora senti, tu te ne vai tranquillamente, ok? Vattene via, non ti voglio più vedere. Vattene via. Ok, per quanto riguarda gli altri, ragazzi, avremo un lavoro infinito da fare, incredibile. Ma detto ciò, io direi che terminiamo qua questo episodio. Quindi se questo episodio vi è piaciuto, ragazzi, lasciate un like. Se volete vedere più episodi, più lunghi, così, seguitemi su Twitch, che faccio live streaming ogni settimana. Se volete nuovi contenuti su delle serie esclusive come Zombie Mod, Child Mod, Mafia Mod e Gang Mod, beh, abbonatevi al canale. Se volete tutorial su come fare quello che sto facendo io in questo momento, beh, abbonatevi al canale. Se volete supportare il canale, abbonatevi al canale. E infine, se volete anche le mie mod, abbonatevi al canale. Detto ciò, ragazzi, seguitemi su Instagram, perché vi condivido GTA 5 per mobile, quindi per telefono, insomma, e in italiano, ovviamente. È bello, è una demo, ma è molto carino, quindi ve lo consiglio di brutto. Quindi seguitemi, anche perché così mi conoscete un po' meglio, vi aggiorno su tutte le novità lì, quindi Instagram è essenziale, ragazzi. Detto ciò, grazie a tutti, arrivederci.